Oggi abbiamo fatto sfilare la manifestazione della sfilata che era prevista per domenica 11 e che non si è potuta tenere per le avverse condizioni meteo. E oggi il tempo ci ha aiutato tantissimo, tanta gente, tante famiglie, tanti bambini che si stanno divertendo a vedere la seconda sfilata dei Cattolici dopo già il grande successo della sfilata di Martedì Grasso. Insomma, il Carnevale Agropolese, soprattutto questa 51esima edizione, è stata veramente fantastica. Tanta gente, tanto entusiasmo e soprattutto tanta qualità nei carri. Voglio approfittare per fare i complimenti ancora una volta ai maestri cartapestai, ai nostri carristi, che poi ricordiamolo, in poco meno di un mese hanno messo su dei carri veramente di alta qualità. Ed è la premessa affinché, come abbiamo più volte annunciato, si fa con loro, con l'associazione Il Carro, con il loro presidente Mario Picariello, possiamo fare un discorso e anche con altri maestri cartapestai che quest'anno non hanno partecipato alla sfilata per fare un discorso su un programma triennale affinché si arrivi definitivamente alla realizzazione in città della cittadella del Carnevale. Lo abbiamo promesso in campagna elettorale, cercheremo di mantenere la nostra promessa entro la fine del mandato elettorale, ma facendo uno sforzo anche prima. Insomma, il Carnevale di Acropoli deve diventare sempre più il Carnevale, uno dei migliori eventi che si tengano in città. Lo è stato, lo ha dimostrato quest'anno e lo diventerà sempre di più. È veramente bellissimo vedere questa città così piena di gente, gente che si diverte, un carnevale fantastico già martedì scorso e oggi si è rinnovato nella sua bellezza. Credo che Agropoli stia diventando con questo carnevale al centro dell'intero Cilento e dell'intera provincia di Salerno. Ho incontrato tanti amici di Salerno qua che si stanno divertendo e che stanno venendo ad Agropoli. Noi è chiaro che dobbiamo valorizzare questo carnevale per l'intero anno. E allora quale migliore occasione di non creare un capannone dove costruire naturalmente i vari carri, ma dove anche fare un museo effettivo. E questa è la cosa più importante che possiamo e dobbiamo fare sicuramente ad Acropoli. Anche oggi, insomma, comunque si è riempito tutto quanto, devo dire, una bella giornata e tanta gente. Ragazzi, venite a vedere il Carnevale d'Acropoli, forza! Concordo, secondo me sarà molto divertente, non vedo l'ora che arrivino tutti i carri e ci godiamo la sfilata. Una bellissima giornata di festa. Sì, bella. L'invio della domenica scorsa, oggi insomma tanti bambini, veramente una bella atmosfera. È pure una bella giornata, è la giornata ideale. Giornata ideale, siamo ansiosi, stiamo aspettando già da un po' e niente, siamo qua, viva il carnevale! Ogni anno al Carnevale di Agropoli è sempre una bellissima emozione. Sì, tanto, è bella, sempre bella. Vero signore, ogni anno ad Agropoli è sempre una bellissima emozione con il carnevale. Certo, bellissima davvero. Noi veniamo da fuori apposta per venire a vedere il carnevale di Agropoli. Ogni anno è sempre una grandissima emozione il carnevale di Agropoli. Dai. Sì, è molto bello, bella la sfilata dei carri, l'opportunità per i bambini di uscire per strada e indossare le maschere, divertirsi, bella anche l'animazione. Insomma, un bel carnevale qui ad Agropoli.